Siamo con Stefano Cagnoli, Iren Emilia. Mi sembra che Iren sul concetto di distribuzione Smart Meter Gas ha un'idea molto chiara. Sì, dunque noi abbiamo sviluppato un modello organizzativo che nell'intenzione dovrebbe evolvere insieme al sistema, cioè cercando di individuare quei passaggi che consentissero a un distributore come noi, in una situazione evolutiva, di avere il sufficiente, diciamo, livello di possibilità di modificare in corso d'opera il sistema appunto adottato. E quindi abbiamo appunto scelto, per esempio, per quanto riguarda la gestione della filiera del dato da quando è rilevato dal contatore fino a quando è utilizzato nei sistemi aziendali, un sistema di tipo buy. Quindi comprando dei servizi che sono stati definiti insieme a un nostro partner storico, che è una società che gestisce per noi le letture dei sistemi gas, acqua, teleriscaldamento e elettricità da tantissimi anni, che appunto ci ha consentito, a nostro avviso, di intraprendere questo tipo di strada organizzativa. Dall'autorità che cosa vi aspettate o vi auspicate? Ma diciamo che in generale il nostro rapporto con l'autorità è sempre stato improntato a un rapporto proattivo, dove per proattivo intendiamo, nel rispetto dei ruoli reciproci, un interscambio di informazioni e idee volte a far sì che il sistema, in questo caso il sistema della distribuzione del gas, evolva nel modo più efficiente possibile, dove per efficiente intendiamo una visione di welfare complessivo, quindi non solamente ovviamente necessità di benefici per l'industria di cui noi facciamo parte, ma essendo consapevoli delle caratteristiche specifiche dei servizi, quali sono quelli della distribuzione del gas, che hanno ovviamente la loro radice nel cliente finale, questo welfare deve essere tale che ogni anello della catena ne abbia un beneficio. E su questo sicuramente siamo in sintonia con l'autorità. Ecco, a volte forse nei dettagli qualche differenza emerge.